io ormai mi sveglio sempre allo stesso orario, sono le 9, raga. Vabbè, comunque, mamma mi ha svegliato perché ha detto: se devi fare il video, ti devi alzare perché io devo togliere l'impasto della pizza dal frigo. E quindi, se devi far vedere, ti devi alzare perché lo devi far vedere. Ok, quindi, raga. Se vi siete persi il video prima, andate a vedere il vlog prima in cui prepariamo l'impasto della pizza, così altrimenti non ci capite niente. E adesso quindi sta in frigo, andiamo a vedere e andiamo a toglierlo e andiamo a dividerlo in panetti e a metterlo nei loro contenitori con la coperta sopra e lo rifacciamo ricrescere al caldo. Ora vi faccio vedere. Raga, eccolo qui. Oh mio Dio. Ok, è cresciuto abbastanza. I panetti sono pronti, da come potete vedere. Adesso, vabbè, non ve le faccio vedere, li mettiamo in una stanza coperti con ovviamente un panno, una coperta io per farli lievitare. Io poi stasera vi faccio vedere come si sono lievitati, come sono, e poi ovviamente facciamo il procedimento più importante perché ho fatto questo video, proprio la pizza, vi faccio vedere come le facciamo, eccetera. Eccoci qua, adesso preparo la colazione, raga, non vi faccio vedere il procedimento perché è sempre lo stesso. Invece di le crepe mi faccio i pancake. Vado a utilizzare 70 g di farina waffle, poi 30 o 20 ml di latte, vedo un po' in base alla consistenza, e 100 ml di albume, tutto nello shaker, e poi faccio i pancake come vi ho fatto vedere ieri. Faccio lo stesso procedimento delle crepe, solo che la consistenza per i pancake deve essere un po' più densa. Vi risparmio il procedimento perché altrimenti questo video viene lunghissimo, visto che poi stasera ci sarà tanto 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 da farvi vedere. Comunque questa Prodella rosa è troppo troppo buona, sa tipo di fragola, Big Bubble, anche della caramella rossana, è davvero molto molto buona, super particolare. Ovviamente ragazzi, nell'info box per tutti i prodotti che vi mostro, la maggior parte su tutti i supplement, vi metto il link. Eccoci qua, io spero che si vede. Sì, stavolta sembra un po' la torre di Pisa, ma ok. Allora, raga, io ho finito il mio allenamento oggi, ho fatto 40 minuti di allenamento, ho bruciato all'incirca, non ricordo, 180-200 calorie. Ci tenevo a dirvi una cosa, infatti oggi ho fatto anche di meno rispetto alle altre volte, penso che dalle mie condizioni si può capire. Oggi ho fatto solo bicipiti e dorsali.
Io cerco sempre di, come facevo in palestra, di dividere gli esercizi a gruppo muscolare e comunque mi allontano un po' perché non so se tengo paura che poi parlo a vuoto. E praticamente oggi, visto che è sabato proprio, io sto KO, è normale perché comunque diciamo tutto lo sbattimento proprio della settimana, chiamiamolo così, oh, perché dicevo, Amaro, stai in casa in quarantena con me, stai tutta, sì raga, perché comunque le cose da fare, da intrecciare, non sono solo lo studio della scuola, ma ci sono comunque tante altre cose da fare, cioè comunque da notare i miei calli, perché ovviamente mi sto allenando senza guantini perché mettersi i guantini con 10 kg di manubrio è un po' una presa per il culo. Scusatemi, ma mi bandano il video. E quindi ci tenevo a dire questa cosa. Allora, io oggi, oh, vabbè, normale che ho fatto una colazione un po' più abbondante, cioè normalmente i miei classici pancake me li concedo sempre anche il sabato se la sera mangio la pizza e vi spiego anche perché. Ho fatto colazione stamattina che erano le 9:30, 10 e vado a fare comunque il mio post workout barra pranzo verso le, adesso sono mezzogiorno e mezza, sicuramente verso le 2, perché comunque mentre non cucino verso le 2 e vado a scegliere comunque un piatto povero, diciamo, di carboidrati e di grassi. Perché visto che so che stasera avrò comunque una dose di carboidrati, di grassi elevata rispetto comunque al solito, cerco di giostrarmi sia con le calorie che con i carboidrati e con i grassi. Quindi oggi a pranzo, a parte che mi farò una zucchina perché è l'unica verdura che ho, zucchina con petto di pollo, speriamo che mio padre me lo porta, petto di pollo e gallette, giusto 2-3 gallette, proprio perché altrimenti fino a stasera io non ci arrivo. Farò questo pasto un po' così, ricco comunque di proteine, perciò scelgo sempre o il petto di pollo oppure tipo l'albume, però oggi che c'è il petto di pollo, meglio ancora così metto tra virgolette, almeno non dico metà, ma in tutta la giornata di oggi almeno metto metà della mia quota di proteine. Quindi io vi dico sempre di, il mio consiglio di giostrarvi comunque così nella giornata, perché comunque non è che facciamo stasera solo una classica margherita, ma comunque giocheremo anche con gli ingredienti e poi vi faccio vedere, ma chi mi segue su Instagram già lo sa. Quindi io non mi sento di chiamarlo sgarro perché comunque mi rientrerà nei macros. Ovviamente oggi mi terrò attiva, specialmente questa mattinata. Infatti adesso mi sono fermata giusto per dirvi questa cosa, ma poi vado a fare i miei passi giornalieri. E quindi ci tenevo a dirvi questa cosa, non è che io, anche se state in quarantena, dite ok, no, non mi concedo la pizza perché è inutile, è uno sgarro, dopo vado a perdere tutto. No, raga, basta sapervi regolare. Ovviamente sicuramente non mi entrerà, a parte non è che mi mangerò chissà quanto, però non sforerò un po' di grassi, sforerò un po' di carboidrati, ma chi se ne frega, perché comunque ho fatto anche il resoconto della settimana. Sono stata comunque da lunedì, oggi che giorno è? A sabato, da lunedì a giovedì a venerdì, bassa di carboidrati e anche di calorie, ma non perché mi sono fatta mentalmente, ok, no, sabato vado a mangiare la pizza, quindi mi sto, no, perché il mio corpo proprio mi richiedeva quello, punto, basta. Io non mi vado a forzare, dico no, devi raggiungere, no, non muoio con 200 calorie in meno, 300 calorie in meno, non succede niente. E ho quindi, si può dire, accumulato anche un po' di scorte, va? Quindi non è una pizza che vi fa male, oppure se vi volete concedere un panino o quello che volete, raga, concedetelo, non vi stressate ancora di più mentalmente. Quindi niente, domani, vabbè, domenica, io già so che la mattinata proprio mi piace la domenica starmene a letto proprio, infatti io la domenica mi alzo, faccio colazione e mi ributto a letto almeno la mattina, perché ho proprio bisogno mentalmente proprio di staccare, proprio di starmene tranquilla. Domani ho un po' di lavoro da fare, quindi devo editare questi due vlog perché oggi non ho editato ancora niente. E quindi vabbè, mi regolo così. Domani a pranzo, visto che sto comunque con tutta la famiglia, cioè il mio nucleo familiare, specifichiamo, farò il pranzo, faccio un pasto libero insieme a loro. Infatti, perciò, raga, non è questo che vi fa perdere tutto, no, assolutamente. Basta comunque sapersi regolare, non strafare. Come io stasera che mi vado a mangiare 4-5 pezzi di pizza, cioè per dirvi, non è che mi vado a mangiare tutte le pizze.
rendere il concetto. Quindi io ci tenevo a dirvi anche un'altra cosa, scusatemi se sto parlando, ma so che a volte anche nei miei video mi scrivete, mi fa piacere quando parli di questo argomento, così da rassicurarci un po' tutte. Io, raga, non sono una di quella che vi spiego tutti i processi, tutte le cose. No, io sono fatta così con tutto, io vado direttamente al punto. Non mi piace soffermarmi, stare lì a parlare di quello così, quello così. No, raga, io voglio arrivare dritto al punto con voi, voglio essere schietta. Punto. Comunque, raga, questi capelli mi stanno dando un fastidio enorme. Ci tenevo a dirvi un'altra cosa. Oggi torniamo al discorso allenamento. Ci sono anche per me giornate in cui mi sento, tra virgolette, diciamo, proprio per rendervi l'idea, debole, cioè che faccio una serie e c'ho un fiatone, sto stanca come stamattina, comunque è l'ultimo allenamento della settimana. Quindi, raga, non vi demoralizzate, dite, ok, oggi non sono andata bene, quindi non vado bene, no. Io l'unica cosa che sto capendo è che un'altra settimanetta, ma che i pesi che ho non vanno. Diciamo che non riesco a fare tante cose, perché chi dice, io voglio capire, poi che cavolo, chi dice che con i manubri si può fare tutto? Quelli là anche come io che si smontano, che si fanno. Cioè, raga, se voi fate un pull-up vi cade in faccia. Cioè, io ho provato, raga, ve lo giuro, una paura di rompere la cristalliera di mamma, infatti mi sono dovuta spostare, me ne sono venuta da quest'altra parte, che bene o male, pure se rompo qualcosa, si sentono le grida, ma sono mobili vecchi che comunque non ci veniamo mai. Però, raga, cioè, io ho fatto un front squat con quei manubri comunque di decathlon smontabili, che penso un po' di tutti, tutti sono così. Avevo caricato 12 kg in totale, e per me è molto leggero, visto che ne facevo in palestra con 26 kg. Front squat, raga, mi è cascato tutto. Cioè, tutti per. Mamma mia, raga, io. Mamma mia, una paura assurda. Quindi sono anche, diciamo, pericolosi, perché se io vado a fare un pull-up e mi cade un peso di quello in faccia, un disco, cioè io mi uccido. Altro che allenamento, me ne vado all'ospedale per chissà quanto tempo. Cioè, perciò, raga, fate attenzione quando vi allenate con quei pesi. Vi voglio dire, non caricate troppo se avete come me, penso che l'avete visto l'altra volta, quelle là con le molle che si mettono. Raga, fate attenzione, veramente, non caricate più del dovuto, perché vi uccidete proprio. No, quindi raga, non lo so, io all'inizio non volevo farlo, però stavo optando pure di un bilanciere, qualcosa, perché con un bilanciere potete fare di più, tanti esercizi come il rematore, veramente tantissimi tantissimi esercizi. Infatti, cioè, io ho sbagliato, perché io a 40 euro ho preso la valigetta da 20 kg su Decathlon, ma con 100 euro vi potete prendere direttamente il bilanciere con sia i pesetti, poi vi prendete la valigetta come ce l'ho io, vi prendete il bilanciere e vi prendete in più i dischi. In totale di 50 kg, che sta a 100 euro. Però a me adesso non conviene prendere un kit del genere, perché comunque sì, sono 50 kg, però sono i 50, in quei 50 kg rientra anche la valigetta che ho, quindi mi riempio solo di 2 kg e 1 kg, non conviene. Ci sono solo 4 dischi da 5, che se vi fate il calcolo, 2 dischi da 5 vi viene a fare 30 euro se li comprate singolarmente. Quindi alla fine è buono, perché il bilanciere che trovate in quel kit è di 7,8 kg, quasi 8 kg, che sta solo lui 25 euro. Lo so, sta cosa non vi può interessare, però penso che altre persone sì. Quindi il consiglio che vi do, chi come me vuole acquistare un bilanciere, però ha già la valigetta, vi consiglio di farvi il kit da soli, perché vi conviene. Per il semplice motivo che comunque pensate che 20 kg già ce le avete. Quindi, a prendere quel kit da 100 euro fondamentalmente è uno spreco di soldi, perché la valigetta già ce l'avete. Infatti, io penso di prendere. Io all'inizio non volevo fare questa spesa, però so che questa cosa si prolungherà tantissimo, raga, tutta l'estate, ma chi. Anche se dicono di no, che da maggio si può iniziare ad uscire, ma fondamentalmente, raga, ma chi esce? Molte persone usciranno, io sono sicura di questa cosa. Da casa io sono sicura che succederà un casino, raga, altro che assembramenti, ragazzi, a me succederà una bomba proprio. Vabbè, quindi sicuramente le palestre per settembre, ottobre non riaprono. E sinceramente, visto che devo stare a casa, stavo optando almeno di prendere un bilanciere, che con 100 euro mi prendo un bilanciere da 7,8 kg, che sta 25 euro, due dischi da 10 che costano 25 euro l'uno.
Per almeno ho già 20 kg e disco da 10 pure solo, posso fare altri esercizi e in più, prenderò con 15 euro l'uno i dischi da 5 e comunque alla fine due di quelli in totale mi viene a fare la spesa 100 euro. In più devo prendere anche la cintura perché comunque avrei un totale di 10, 20, 30, di un 50 kg. Quindi è buono anche per fare il rematore, si possono fare davvero tante cose, anche diciamo uno stacco, che è una cosa farlo con 20 kg, che in quei, cioè raga, quei manubri sono scomodi, sono veramente scomodi perché mentre fate il rematore si smollano i pesi, pure se, no raga, sono scomodi, perciò sì, potete fare il ponte, sì, potete fare quello, sì, ma va cirito, cioè io raga non sto facendo il ponte perché se voglio caricare pure tutto su uno, mettendolo in quella posizione non cascano, però raga vi uccidete, io mi sono trovati lividi, cioè ma adesso fa una cosa poi, no raga è assurdo. Cioè, vedo che si sta allenando con gli elastici, ma e c'hanno comunque un bel fisico. Ma raga, non pensate che con l'elastico fate il fisico di quella che si sta allenando con l'elastico? No! Pff, boh, raga, sinceramente non lo so. Comunque ci tenevo a dire questa cosa, spero che vi è stata utile. E poi ovviamente io vi aggiorno un po', vi aggiorno su tutto quello che comprerò, perché raga, sinceramente non volevo affrontare questa spesa. Però sto comunque vedendo che posso fare tante cose, anche tipo senza panca, posso, anche se ragazzi avete la possibilità pure di prendetevi una panca, perché non vi uccidete la schiena. Io sto facendo militar, ok, che si può fare pure alzata, ma con quei pesi raga è scomodo, quindi lo sto facendo con le ginocchia a terra, un po' un casino, e sono scomodi, cioè io ho fatto Arnold. Raga, mi sono trovata con la faccia a terra e ho sbattuto i pesi perché dopo un po' proprio il corpo cede, mi macello veramente, raga, ho combinato. Quindi è anche rischioso allenarsi a casa. Soprattutto con quei cavoli di pesi, ve lo giuro. Se non fate le esecuzioni bene vi uccidete. Quindi fate attenzione, raga. Niente, quindi io adesso me ne vado, cioè me ne vado a Roma Novag. Mi arrestano. Mi vado, cioè vado a fare i miei passi, vorrei fare 10.000 passi stamattina sincera. Vediamo un po', vi aggiorno. Poi oggi pomeriggio, vabbè, dopo vado a cucinare e oggi pomeriggio, raga, vi faccio direttamente il piatto completo perché dopo saranno pure i miei in cucina ed è un casino. Mamma sta cucinando e non ho, io voglio creare intralci e tanto niente di particolare, raga, petto, pollo e zucchine. Però stasera mi rifaccio. E quindi niente, poi vabbè, come tradizione, diciamo come da tradizione, io e mia sorella oggi pomeriggio ci stiamo vedendo una serie, il pomeriggio ci vediamo, il sabato pomeriggio io e mia sorella ci vediamo sempre una serie TV, tipo quella là che dobbiamo continuare e stiamo vedendo la serie TV Peaky Blinders, penso che si chiama così, sì, oh, mi raga, non so se l'avete visto, ma Tommy, l'amore mio, se non l'avete vista, raga, segnatela perché è bellissima e da vedere. E quindi niente ragazzi, io adesso vi abbandono perché già ho parlato molto, scusatemi, questo vlog verrà lunghissimo, ma ci tenevo a dirvi questa cosa, vivetevi questo problema, questo periodo, ve lo ripeterò fino alla morte senza stress, perché già siamo in una situazione di cacca e oggi sono 47 giorni in casa, però sono contenta perché i mesi stanno volando e già siamo a maggio un altro po'. Bene, quindi niente ragazzi, io adesso vado a fare i miei passetti e noi ci vediamo dopo. Petto di pollo, arrivato 2 kg, infatti devo porzionarlo dopo. E poi, bellino papà, mi ha comprato, aspettate, le gallette, un bel pacco. Infatti le avevo pure finite, quindi troppo. E queste qui, oh, che sono dei triangolini di mais. Adoro. Eccoli qui, i primi passi della mattinata, 6307, aspettate. Le calorie bruciate 255. Quindi adesso io inizio a cucinarmi il pranzo perché sto morendo di fame. Sono comunque quasi le 2, mancano tipo 10 minuti per le 2. Alla fine mamma mi ha avvisato che è rimasto, stava in frigo un po' di farro e quindi mi mangio quello visto che sono secondo me raga neanche 40 grammi, poi vi faccio vedere. Pochissimo, quindi invece di mangiarmi le gallette consumo il farro perché è un peccato buttarlo e in più vabbè petto di pollo e zucchine. Poi raga ho delle occhiaie che fanno paura, domani non mi alzo dal letto, giuro.
dalle 5 fino alle 7, sono quasi le 7 fuori. Mi ero infatti sulla tutta rossa. Tra poco inizia la serie TV, ossia dopo mangiato ho guardato l'altra serie TV che vi parlavo prima. E quindi niente, dopo mentre guardo la serie TV vi riprendo un po', che penso che tra un'oretta, ma neanche, iniziamo a fare le pizze. Qua stanno dormendo tutti e io ho fame, ve lo giuro che ho fame, non ho toccato niente dopo il pranzo, ma ho fame, non vedo l'ora di sedermi e godermi la pizza. No, ossia in sottofondo stiamo preparando lì per la pizza. Allora, abbiamo fatto le patate, le abbiamo tagliate sottile sottile con un po' di sale, olio, pepe. Poi qui ricotta con pancetta e salame, perché mamma vuole fare tipo dei calzoni ripieni. Poi vabbè, fettine di scamorza, fior di latte e wurstel. Quindi adesso iniziamo la preparazione, quindi faremo due con scamorza, patate e salsiccia, che non c'è qui, un'altra just e le patatine, e faremo due calzoni ripieni, quindi già vi ho detto tutto e adesso iniziamo con il procedimento. Per non far attaccare le pizze su ogni ruoto che andiamo ad utilizzare, là ci sta la pasta di pomodoro, vado a metterci l'olio, giusto un goccio di olio, un goccio proprio, e poi vado a cospargere tutta la teglia, così faccio con tutte le altre. Guardate come è lievitato fino a sopra, duro.